quando parliamo di governance, di controllo della rete, di rischi, di quant'altro, di qualsiasi cosa parliamo, alla base, una delle questioni che stanno proprio alla base di tutto, cioè che permette che tutto ciò accada, che sopra tutto ciò possa circolare, è la parte di infrastruttura, è un elemento fondamentale in tutto questo discorso. E qui vorrei chiamare un'esperienza molto importante su questo settore, che è quella di Ninux, e parliamo di una infrastruttura alternativa di rete, e meglio di me vi racconterà. Una domanda: se io parlo di autonomous system e di peering, chissà di cosa sto parlando? Ok. Devi fare comunicazione. Benissimo, no, per capire il target, allora... Magari se abbiamo 5 minuti faccio vedere anche un piccolo video, perché vogliamo parlare di internet, però magari poi quando incontriamo gli amici, ma c'hai internet a casa? È un concetto un po' che quello di internet comunicato in modo strano dalle reti commerciali, cioè quelli che ti vendono connettività, che ti vendono servizi attraverso la rete. L'esperienza di Ninux è quella di dire ok, il modello di internet vuol dire interconnessione tra le reti, vuol dire che esistono delle reti, per esempio possiamo costruire una rete tra le persone che stiamo qui, ognuno ha un computer, si può scambiare informazioni, ci può essere un'altra rete da un'altra parte che scambia informazioni, e un'altra rete ancora, è possibile che io da questa rete posso parlare con la terza? Sì, se io sono connessa alla prima e la prima alla seconda, quindi vuol dire che la rete che sta in mezzo mi permette di fare il transito, quindi il concetto è che le reti tra di loro devono parlare, e ci sono reti per far parlare le case degli utenti, vedete il vostro provider, si parla con la rete Telecom, e poi la rete Telecom parla con Telecom Italia Sparkle, che è il carrier internazionale, per arrivare, non lo so, a un'altra rete, British Telecom, o a Google, o quel che si voglia. L'esperienza di Ninux è quella, ok, visto che l'internet è fatta di rete, possiamo farci una rete per conto nostro dove le regole della rete sono decise da una comunità, cioè non è il provider che detta le regole della sua rete. Per esempio, se non lo so, se tu vai su Kubo Music non consumi giga, oppure questo tipo di comunicazione tu non la puoi fare. Sono delle regole, sono le regole che un autonomous system come queste Telecom, queste Fastweb, si dà ai membri della rete, che sono in quel caso utenti paganti. La rete Linux è una rete fatta da piccole reti che ognuna ha la propria LAN in casa e interconnesse con delle antenne wifi esterne. Quella che vedete qui è lo stato della rete in tempo reale. Dove ci sono quei puntini verdi, ci sono le nostre case, e i trattini sono proprio i collegamenti tra le nostre case. Tra di noi vige quello che si chiama il pico peering, cioè la possibilità di libero transito, cioè se, non lo so, questo nodo per arrivare a questo deve passare attraverso di questo qui, lui implicitamente, facendo parte di questa rete, deve permettere il transito senza, senza in modo trasparente, in modo neutrale. Questo concetto è molto importante, in modo neutrale. Quindi la neutralità della rete Linux è una base importante, è quella appunto del tutte queste regole sono state codificate in un agreement, si chiama Pico Peering Agreement, cioè un insieme di reti di regole che reti comunitarie come quella di Linux, ma ce ne sono tante in Europa, c'è cioè Wi-Fi,
in Catalogna, c'è una in Grecia ad Atene. Per darvi un'idea, questa qui, che vedete qui, è la rete Wi-Fi in Catalogna, c'è sta Freifunk in Germania, ce ne sono tante, tante, si chiamano community network, si chiamano community network, in cui un modello è un ennesimo modello di networking. Ci sono le reti, le prime reti erano le reti militari, poi ci sono le reti dell'università, poi sono nate le reti istituzionali, le reti commerciali che forniscono contenuti, che forniscono connettività, e questo è un nuovo paradigma di rete, la rete comunitaria. E questa, diciamo, è la nostra esperienza. Felix, sì. Se ho 5 minuti vorrei far vedere un video su come funziona internet, se ci abbiamo, se no altrimenti... Va bene, ok. Vabbè, allora vi lascio... Il video, infatti, lasciacelo, facciamo girare, lo facciamo sul sito. Ok, vi lascio il link. Una cosa importante, sulla neutralità della rete e sull'importanza del peering. Esistono nelle grandi città dei punti che si chiamano neutral access point. Ci sono dei punti in cui tutte le reti, in teoria, inizialmente era così, afferivano. È come se fosse un grande switch dove tutti possono parlare con tutti, ok? In modo tale che da poter scambiare questo traffico per creare internet è fatto proprio da quei punti. Sta succedendo una cosa molto brutta da parte dei grandi colossi, leggi Telecom, di attività di de-peering, cioè dire, ok, siccome io sono grosso e ho molti utenti, la mia rete è molto grossa e quindi permette di far comunicare tanta gente, se tu piccola rete vuoi fare peering con me, mi devi pagare. Quindi si sta cominciando ad ammazzare la neutralità della rete, e quindi infatti se ci fosse stato tempo vi farei proprio vedere, collegandomi al server di Frontiera, io per parlare con una persona in Italia, magari che sta al palazzo accanto e mi connetto, devo arrivare in Francia, i miei pacchetti arrivano dall'Italia, arrivano in Francia tramite il carrier internazionale e poi ritornano in Italia, perché per esempio noi siamo collegati a Namex, quindi facciamo parte di internet, Linux è un pezzo di internet, però Telecom non ci fa peering, quindi dobbiamo fare un giro per poter rientrare. Perché? Perché se volessimo fare peering in Italia dovremmo pagare Telecom, e Telecom con altri colossi tipo, non so, Mediaset che va contenuti, o Sky o Fastweb, tra di loro stringono accordi, il monopolio della comunicazione diventa un'oligarchia e non è orizzontale, cioè la internet così non cresce ma si accentra su grossi punti di potere e di soldi, tenendo fuori realtà più piccole e realtà anche che partono dal basso come la nostra, come ce ne sono tante in Europa. Un link sul video, andate su YouTube, cercate Internet svelata del Namex, fatto dal Namex, che vi spiega come funziona il meccanismo base di funzionamento di internet, e diciamo Namex è il neutral access point di Roma. È quello che effettivamente stanno attaccando dal punto di vista di infrastruttura le telco. Grazie, questo è un tema talmente importante, ma questo vale anche per tutti gli altri discorsi che stiamo tutte fatte da persone, strutture, esperienze, meriterebbero dei momenti specifici. Infatti non sarebbe fare male organizzare un giorno, una giornata proprio su questo tema, magari non solo per addetti ai lavori, ma più aperto, tipo... Noi, guarda, come Linux l'anno scorso abbiamo fatto un'iniziativa che si chiama Digital Mass, in cui era proprio delle iniziative di libero accesso per la divulgazione proprio della cultura, diciamo digitale.
cioè, per utilizzare queste tecnologie ci vuole soprattutto consapevolezza, e quella che, come diceva il professore, è quella che comincia veramente a mancare specialmente lo vedo anche nelle nuove, io ho quasi 40 anni e lo vedo nelle nuove generazioni che sono molto diverse da quello che ero io alla loro età.